Ciao amici di Bracciami Ancora, eccoci per un nuovo video. Sono per le strade di Madrid, sono in compagnia di Matteo, Matteo è il mio valoroso videomaker, che però quando piovicica mi si incupisce perché non può tirar fuori tutta la sua attrezzatura. Adesso, caro Matteo, andiamo al mercato di San Miguel e Luna Park per chi ci ha fame, ragazzi. Uno dei posti più caratteristici di Madrid per chi ama la gastronomia, per chi ama il cibo. Troverai qualcosa con cui attappare il tuo stomacuccio. E lì preparati perché è un budget che sale, eh. Va bene, ok, magari. Matteo, c'è il McDonald's, sicuro che non Mamma ti va di fermarti? Tira dritto. No, dritto, no McDonald's. Capito perché Matteo lavora con me, sì. La strada che porta al mercato ci regala questa. Prima tappa del nostro tour spagnolo, il mercato di San Miguel, alle mie spalle. Eccolo là. Io te la tengo? Sì. Tu parli, ma io te la tengo. Va bene. Non ti darò mai la macchinetta in mano. Amici di Bracciami Ancora, sono qui con il buon Matteo. Non mi darà mai la sua Super Sony Alpha 7S. Stiamo andando al mercato di San Miguel, dove ci sfonderemo, pranzeremo e ceneremo praticamente due in uno. Il mercato di San Miguel è un mercato storico, sta qua da più di 100 anni. È un mercato all'interno fighissimo, ci sono circa una trentina di banchi. Se mangi e se beve dalla mattina alla sera. E sono molto curioso perché era tantissimo tempo che volevo venire in quello che è un vero e proprio tempio della gastronomia madrilena. Faccio vedere questo posto pazzesco. Se siete dei buon gustai, se vi piace mangiare, ragazzi, venite a Madrid, ci dovete fare una visita. Andiamo, va! Ok. 24. Ok. Quanto ha pagato? Ho pagato 24 euro. 24 euro? Sì, ma guarda qua, sono 150, capito, ma... so 150 grammi di jamon, eh? Come deve dare sto però? Mortacci quanto è buono, è il primo pezzetto. Adesso mangiamo tutto. Beh, hai pagato praticamente il costo di due piatti con le vongole. Praticamente due spaghetti con le vongole a Ostia, però... Vuoi mettere? Grazie. Grazie. Il caso ha voluto che il primo banco che abbiamo incontrato è questa giamoneria, non so come si pronuncia. Praticamente a Gardaland del maiale, perché c'è di tutto declinato sul maiale. Io non ho resistito, ho preso questo, mi ricorda tanto, sai cosa? Cartoccio. Sono tutti pezzettini di prosciutto iberico, sono buoni, eh? L'ho pagato 24 euro, 150 grammi di prosciutto iberico, cioè buono, per carità, però questo è un prodotto che solo fanno pagare. Ma non c'era solo questo, per esempio ci sta il chorizo piccante, ci sono salsiccette piccanti. Siccome paghi 24 euro, te danno pure due mezzi, sembrano taralli. Pure la carta di magno. La cosa bella di sto prosciutto è che quando ce l'hai in mano si scioglie, vedete le mie mani, sono già un tacchioso. Il grissino glielo lascio, che voglio rimanere leggero. Ma ragazzi, stavo contando che se riempissero tutti i buchi avrebbero 80 conetti, e se li vendessero tutti incasserebbero questa cifra, 1920 euro. Ragazzi, scusate, breve interruzione, torniamo subito al mercato di San Miguel, ma voglio presentarvi lo sponsor di questo video, Gonzalo, che è il titolare della Casa de España, azienda che produce in Spagna ed esporta in Italia prodotti deliziosi come il pata negra. Gonzalo, grazie. Grazie a te, Michele. Credo che non sia andata molto bene al mercato di San Michele. Non mi spoilerare il video che ancora deve finire. Non avevano i miei prodotti? Se uno vuole i tuoi prodotti, che deve fare? Chiamare o contattarti su Instagram o sul sito. O sul sito, sì, o anche per segnali di fumo, come gli indiani. Ok. Basta contattare. Praticamente ogni anno qui arrivano 10 milioni di visitatori. Praticamente è diventata una tappa di chi fa il viaggio da gita a Madrid. Pensate che svolta per il quartiere, per la città, è una svolta. Più mercati così, secondo me, farebbero bene all'economia di tutte le città italiane. Questo c'ha più empanadas che giorni sul calendario. Sono molto indeciso tra questa classic beef, questa col formaggio. Cazzarola è piena. Assato di ternera, gentile ribstick. Però cazzarola, quella sarebbe figa, lo sai. Assato di ternera. Grazie. Grazie. Camignotta scotta.
Questa è un'empanadas con l'asado de ternera, che sarebbe il roast beef. Bella untacchiosa, perché qua tutto deve essere untacchioso, è bollente, ed eccola qua. Ovviamente speziata e condita come si confà da queste parti l'empanadas. C'è un odore dolciastro e alquanto intrigante. Delicata, ghiotta, è solo un problema, ne mangerei 15. L'ho pagata 4,40 euro. Una cosa è certa, qua non ti regalano niente, fa parte del gioco. Buona, ma secondo me questo mercato può offrirci altro. Certo, se vuoi mangiare, lo spende poco, questo è il prodotto più indicato. Ma passiamo altro. Guarda, al cachofas. Ok, perfetto. Uno. Ho pagato 6,50 euro. Bene, 6,50 euro per un carciofo, ragazzi. L'ho preso perché ero curioso. Cazzo, 6,50 euro, ragazzi. Un tacchioso è un tacchioso, eh. Poi non l'avevo mai mangiato così il carciofo. Noi siamo abituati a mangiare il carciofo alla romana, il carciofo alla giudia. Il carciofo così, mai mangiato. Carciofo. Porca miseria, 6,50 euro un carciofo. Siamo a 35 euro. 35 euro e non ho mangiato granché, però voglio ancora assaggiare le ostriche e la carne. Poi direi che possiamo abbandonare il mercato di San Michele, però mi sta piacendo, perché c'è davvero tantissima offerta. Allora c'è, tanta offerta, un sacco di gente, tutte le nazionalità. Prima ho sentito due tedeschi, c'erano là un gruppetto di svedesi, ho beccato ovviamente degli italiani. C'è sta di tutto, c'è sta il mondo qua dentro. Dato atto agli spagnoli che se riescono a vendere sta porzione di verdure grigliate a 19,50 euro sono dei fenomeni, tanto di cappello. È passato 20 minuti da quando mi sono mangiato quel carciofo, sono l'unico che ha ordinato il carciofo. Sto a guardare se qualcun altro si ordina un carciofo a 6,50 euro. Qui invece, ragazzi, siamo al banco del pesce fritto e del pesce in generale. Volevo farvi vedere una cosa. C'è il polpo alla vinagretta, ragazzi, che costa 15 euro. 4,50 euro in meno del piatto di verdure alla plancia. Polpo, verdure alla plancia, così. C'è qualcosa che non quadra. Frittura mista 18 euro. Ancora non credo che possa essere venduto quella porzione di verdure alla plancia a 19,50 euro. Non ci credo. One entry cost. Ok. Patata fritta, salvo? Patata fritta? No, 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 grazie. No? E Michele le paga. Io pago. Qui al mercato di San Michele c'è solo un banco, un corner che vende la carne, ovviamente non potevamo non venirci. Al colpo d'occhio è pazzesco perché hanno piazzato all'ingresso un lombo che sembra un'astronave e ci sono varie offerte. Ci siamo presi un entrecotto di 400 grammi scarsa, l'abbiamo pagata 31 euro. Il problema è che nonostante la postazione sia dotata di un barbecue che penso sia a carbone, mi sembra sì, di un barbecue a carbone e di una fry top per finirla, la ragazza non era molto pratica, ha litigato un po' prima di tagliarcela e di portarcela, ma non ha nemmeno lasciato l'osso, l'ha preso e l'ha buttato via. Sto rosicando perché non sono stato pronto a dirgli che volevo l'osso per farci una foto. Sto un po' rosicando, vabbè, però 31 euro se è buona, io non lo so mica se è buona. Dura come un sercio, cotta male, piena di sale. Amici, mi piace ancora, ho appena buttato 31,50 euro. Ammazza, ragazzi, bocciatissima proprio, all'esecuzione bocciata. E poi manca di che c'è sta un sacco di gente, perché sono i 5:10, ci stiamo solo noi. Matteo, a voi? È ora che mi lasci qualcosa. Te la sei meritata. Dos grande, ok.
Ci sono 30 banchi qui, impossibile ragazzi andarveli a provare tutti, ne ho scelti 5 e volevo concludere con l'ostricaro, Mi sono preso due ostriche francesi, sono le più grandi, le Label Rouge si chiamano, eccole qua, guardate quanto sono colpose, le ho pagate 3,40 euro l'una. Porca puttana che buona! Madonna mia, che bomba atomica! L'altra ci spruzzo un po' di limone. Vieni bella, vieni! Mortacci, quanto sono buoni ragazzi! Hola, grazie. Considerazioni finali ragazzi, allora innanzitutto quanto ho speso? Ho speso 24 euro prosciutto, poi 4,50 euro delle empanadas, ho speso 6,50 euro per quel maledettissimo carciofo, poi abbiamo speso 31,50 euro per un entrecotte dura, immangiabile, per finire 7 euro di ostriche. Allora, i soldi meglio spesi sono state le ostriche, tutto il resto ragazzi è il prosciutto iniziale, il resto insomma ci siamo. Che vi devo dire, posto turistico, però è anche caratteristico, se siete mai venuti a Madrid ci dovete venire. Vi volevo far vedere un po' il costo, diciamo il costo secondo me è superiore rispetto a tanti altri posti dove secondo me, mi dicono gli amici spagnoli, si può mangiare altrettanto bene spendendo di meno, ma è lo scotto da pagare se venite qui al mercato di San Miguel. Chi è di Madrid mi dice guarda ci sono anche altri mercati, mi piacerebbe ragazzi andarli a vedere, fatemi sapere se ci sono altri mercati che magari dobbiamo andare a vedere nei prossimi giorni, scrivetemelo nei commenti. È stato un piacere condividere con voi questa esperienza al mercato San Miguel, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao!